Prendiamo una matrice quadrata n per n di coefficienti a e k, quindi n per n. Supponiamo che siano reali, tanto per limitarci a quello che ci interessa, ma quello che diremo vale anche per i coefficienti complessi. E definiamo il polinomio p di lambda come il determinante di a meno lambda i, dove i è la matrice identica, ovviamente quella che ha tutti uni sulla diagonale e tutti zeri, diagonale principale e tutti zeri fuori dalla diagonale. Questo polinomio è un polinomio di grado n che ha il difetto di cominciare con lambda alla n col più o meno a seconda se n è pari o dispari. Questo poi però lo vedremo. Tanto alla fine sarà uguale a 0 il polinomio per trovare gli autovalori e quindi il primo coefficiente si potrà sempre mettere uguale a più 1, però poi per avere i segni giusti bisogna stare attenti. Questo è un polinomio, quindi in questo caso nostro coefficienti reali e quindi e gli autovalori, i lambda k, sono definiti come le soluzioni dell'equazione p di lambda uguale a 0. Ecco, allora, in quanto equazione a coefficienti reali, possiamo dire che questo p di lambda si può sempre scrivere in una forma particolare, cioè come lambda meno lambda 1 per lambda meno lambda 2 per lambda meno lambda n, sempre tenuto conto, diciamo, l'equazione, diciamo così, che l'equazione p di lambda uguale a 0, ecco, per essere precisi, si può sempre scrivere nella forma, ecco, prodotto così, questa cosa diventa indipendente dal segno. Adesso vogliamo individuare i coefficienti delle varie potenze di lambda, però lo facciamo soltanto nel caso che ci interessa, nel caso n uguale a 3, poi la formula generale è anche facile da intuire. Allora, chiaramente se uno fa un pochino di conti, ma molto facili, nel caso n uguale a 3, si trova che questa equazione lambda alla terza meno, o il coefficiente di lambda quadro, sono quelli che sono moltiplicati una volta per lambda 1, una volta per lambda 2, una volta per lambda 3, poi sommati. Quindi è lambda 1 più lambda 2 più lambda 3 e poi c'è lambda al quadrato. Poi ci sarà un più, se uno va a fare i vari conticini, qui c'è lambda 1, lambda 2, poi viene lambda 2, lambda 3 e poi viene lambda 3, lambda 1 per lambda e infine l'ultimo è meno lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ecco, quindi l'equazione si può scrivere anche in questa forma, nel caso n uguale a 3. Notate che i coefficienti, che sono questi che sto segnando adesso in verde, hanno una proprietà interessante, sono funzioni simmetriche, si chiamano. Simmetriche vuol dire, in questo caso, simmetriche rispetto a ogni permutazione degli indici 1, 2, 3, perché è giusto, nessuno ci dice che se gli autovalori sono 3, 4, 5, nessuno ci dice che lambda 1 sia 3, lambda 2 sia 4 e lambda 3 sia 5, potrebbero essere anche messi al contrario, e questo si deve rispecchiare nella formula. Quindi queste qua si chiamano funzioni, mi sembra, funzioni simmetriche elementari. E sono comunque invarianti rispetto a permutazioni degli indici, questa è una cosa tipica degli autovalori. Sono caratteristiche della matrice A. Adesso vedremo anche quali sono i legami con questi numeri, perché alcune di queste espressioni sono molto importanti. In particolare ci interessa la prima, quindi questa in blu, e l'ultima a meno del segno, perché se andiamo a scrivere, se ricordate che 3 è dispari, questo vuol dire che l'equazione determinante di a meno lambda i, diciamo così, che è p di lambda, che sarebbe determinante di a meno lambda i, diventa in realtà, in questo caso, meno lambda alla terza più lambda 1 più lambda 2 più lambda 3 lambda al quadrato meno quell'altro termine lì per lambda, infine più lambda 1, lambda 2, lambda 3.
Ecco, questo è il P di lambda nel caso n uguale a 3, perché comincia con meno lambda alla terza. Allora, come fare per capire quali sono queste espressioni? Intanto diamo loro un nome. Questa qua si chiama traccia della matrice A e questo scopriremo facilmente essere proprio il determinante di A. Perché dico traccia di A e determinante di A? Perché essendo funzioni degli autovalori ed essendo gli autovalori invarianti rispetto al cambio di base, anche se la matrice cambia, queste espressioni sono non solo, in questo caso sono ovviamente legate alla matrice, ma in realtà saranno delle quantità che sono dipendenti dalla trasformazione lineare, ma a questo arriveremo fra un attimo. Vogliamo cercare di capire che legame c'è. C'è un legame fra gli AIK e la traccia e il determinante e magari anche il secondo invariante. Allora, andiamo a scrivere, per fare questo, andiamo a scrivere il determinante, andiamo a scrivere A meno lambda i. Quindi A meno lambda i, facciamolo pure nel caso generale. È un'espressione abbastanza particolare perché qui c'è A11 meno lambda, quindi sulla diagonale abbiamo A22 meno lambda e infine avremo ANN meno lambda. Dopodiché qui ci sono tutti gli altri termini, qui c'è A21, qui c'è A12 e così via, non siamo neanche a scriverli, scriviamo giusto i soliti A1N, AN1. E poi ci sono tutti gli altri. Allora, chiaramente, se ricordate dalla definizione che abbiamo dato di determinante, noi dobbiamo fare dei prodotti di termini della matrice AN AN e con una regola che ce ne deve sempre essere uno per ogni riga e uno per ogni colonna. Quindi sicuramente nel determinante c'è il prodotto degli elementi diagonali. Sicuramente questo verifica la regola che ce ne sia uno per ogni riga e uno per ogni colonna e se andate a vedere facilmente gli indici sono proprio 1, 2n, quindi questo termine sicuramente viene col segno più. Quindi questo con il determinante di A meno lambda i contiene questo prodotto qua, contiene A11 meno lambda per A22 meno lambda e così via per ANN meno lambda. E poi ci sono altri fattori, altri termini. È chiaro che lambda alla n può uscire solo da qui. Perché se non prendete tutti i coefficienti che hanno dentro il lambda, non ottenete lambda alla n. Quindi il determinante di A meno lambda i, cioè P di lambda, deve il suo contributo alla massima potenza soltanto dal prodotto di questi termini. E vabbè, e questo è interessante, ma ci fa capire appunto che viene fuori col più o col meno a seconda se n è pari o dispari. Ma a noi questo non ci interessa perché sappiamo già che lambda alla n avrà il coefficiente più o meno 1. Noi vorremmo vedere il coefficiente di lambda alla n-1. Ecco, allora è lì la cosa è un pochino meno chiara perché siccome i lambda non sono tutti, potrebbe venire fuori in teoria anche da un'altra parte, ma in realtà no. In realtà no, perché allora, sicuramente da questo prodotto escono termini del tipo, allora se noi non vogliamo, se noi vogliamo lambda alla n-1 vuol dire che dobbiamo dimenticarci di un lambda, quindi vuol dire che nel prodotto dobbiamo moltiplicare per esempio per A11 e poi naturalmente ci sarà anche quello in cui c'è A22 e quello in cui c'è ANN. Dopodiché gli altri fattori da prendere nello sviluppare questo devono essere tutti lambda. Quindi queste cose vanno tutte sommate, hanno tutte davanti lo stesso segno, quindi questo qua sarà più o meno A11
più A22 più ANN per lambda alla n-1. Questo è quello che esce da questo prodotto. Ripeto, esce col segno che dipende dall'ordine e ha però chiaramente la somma dei coefficienti dei termini diagonali. Perché, ripeto, se si mette il lambda sempre viene lambda alla n, se si vuole lambda alla n-1, da qualche parte bisogna scegliere di moltiplicare per A11 oppure A22 oppure AN, e poi ovviamente tutto va sommato, e tutto va sommato con lo stesso segno per simmetria. Però uno può chiedersi, sì, ma magari il termine a lambda alla n-1 viene fuori anche da un altro fattore, per esempio da un prodotto che ha dentro un fattore come questo. E invece no, perché se io considero nel determinante il prodotto che contiene questo fattore qui verde, allora automaticamente io devo escludere tutta la sua riga, tutta la sua colonna. Allora cosa capita? Capita che io a questo punto avrò escluso due termini diagonali, quello che si trova sulla stessa riga del termine verde e quello che si trova sulla stessa colonna del termine verde, che sono necessariamente diversi perché io sono fuori dalla diagonale principale. E pertanto, se io metto questo prodotto, non posso mettere né questo né questo, e quindi in quel prodotto lì mancheranno due termini diagonali. Ma allora non può venire lambda alla n-1, verrà quantomeno lambda alla n-2, ma non di più di lambda alla n-2. E di conseguenza non ci sono altri termini che costituiscono il lambda alla n-1. E di conseguenza, se poi uno va a vedere bene i segni, vede che corrispondono esattamente a quelli del polinomio che abbiamo scritto prima, e quindi questo termine senza il più o meno è esattamente la traccia di A. Quindi la traccia di A risulta anche essere uguale ad A11 più A22 più ANN, e questo sarà vero poi per ogni rappresentazione della trasformazione lineare. Questo lo vedremo fra un attimo. Infine, l'altra cosa che ci interessa è invece l'ultimo termine, cioè il coefficiente, il termine noto, che sappiamo essere lambda 1, lambda 2, lambda n, cioè il prodotto degli autovalori. Nel caso n uguale a 3 era venuto lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ma questo è molto facile, perché se ricordate che P di lambda è il determinante di A meno lambda volte I, meno volte l'identità, e se ricordate che il termine noto è quello che si ottiene ponendo lambda uguale a 0, eh sì, perché se uno prende il polinomio nella forma che abbiamo visto prima, ricordate quello che era questo, è chiaro che il termine noto corrisponde al prodotto in cui il lambda da solo è uguale a 0, e quindi diciamo questo è P di 0. E P di 0 è esattamente il determinante di A. Quindi abbiamo scoperto che il prodotto degli autovalori, quindi riassumendo, la somma degli autovalori è lambda 1 più lambda n ed è uguale anche ad A11 più A22 più ANN, e si chiama traccia di A, e il prodotto degli autovalori è lambda 1, lambda 2, lambda n, che è anche uguale, e non è il prodotto naturalmente degli elementi diagonali, in questo caso è anche uguale al determinante di A. La cosa interessante qual è? È che gli autovalori sono invarianti per cambio di base. Per cambio di base. E di conseguenza, se io ho
una trasformazione del tipo U uguale a FV, qualunque sia la base che uso, la traccia della matrice F che mi viene fuori in qualunque base è un invariante. E così come il determinante di F è un invariante. E questi due sono gli invarianti che useremo più spesso. Quindi ripeto, la traccia e il determinante sono dei numeri intrinseci della trasformazione lineare. Anche se cambiando la base la matrice F cambia, gli autovalori abbiamo visto non cambiano perché il polinomio caratteristico resta lo stesso e di conseguenza non cambiano neanche le espressioni più importanti costruite con gli autovalori che sono espressioni particolarmente simmetriche come la traccia e il determinante. Quindi sono caratteristici della trasformazione lineare. Anche gli autovalori ovviamente singoli sono invariati, però non sono simmetrici. Per esempio, se io prendo solo lambda 1, non so quale sia lambda 1, se è il più grande o il più piccolo, però questo sicuramente anch'essa è un invariante. Infine richiamiamo il fatto che se lambda è reale, è un autovalore ovviamente, di F, allora esistono sempre dei vettori diversi da 0, tali che FV sia uguale a lambda V. E questo non si può dire ovviamente quando lambda è un numero complesso, però gli autovalori reali hanno anche questa proprietà importante e questi vettori V si chiamano, come sapete, autovettori relativi a lambda.